Parliamo del quinto episodio di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones. Che allora, questo episodio è stato veramente bello, secondo me, soprattutto perché ha ripreso un episodio famosissimo della serie principale, dove essenzialmente, ora beh, io non voglio fare spoiler, però c'è un prima e c'è un dopo quell'episodio, cioè quell'episodio della serie principale cambia tutto. Cambia i giochi di potere, è fondamentale sia nei libri che nella serie TV, ed è ormai è passata la storia. Le nozze rosse, giusto per darvi un'idea. Quindi è stato veramente, veramente iconico come episodio. E questo un pochino lo riprende per il mood, per l'atmosfera, sì, anche se non... Cioè, la parte finale non mi è piaciuta così tanto perché non ho capito le motivazioni dei personaggi e ve ne parlerò a breve. Però appunto, andando oltre questo, ripeto, l'episodio è stato sicuramente bello. Cominciamo però a parlare delle varie scene e qua ci viene introdotta la moglie di Daemon che praticamente abita nella valle e è stata un'introduzione alquanto inutile di questo personaggio perché, cioè, la si vede per 2 secondi, Rip muore subito, che ok, gli serve al personaggio di Daemon per andare avanti nella sua storia, o meglio per elevare la sua caratterizzazione, renderlo più libero di agire e tutto il resto. Però a me non sta piacendo questa cosa. Cioè, a me non piace quando la storia si adatta all'unico personaggio. Però appunto, cioè, non mi piace quest'aspetto perché secondo me un villain è interessante quando lui riesce ad adeguarsi al mondo che lo circonda e poi una volta che si è adeguato a quel mondo comincia ad emergere. Noi non l'abbiamo vista questa cosa, cioè noi abbiamo visto Daemon fin dall'inizio che era uno stronzo. Semplice. E questa caratterizzazione da stronzo è rimasta per 5 episodi e credo che rimarrà sempre così. Ora, non voglio dire che sia costruita male, cioè costruito male come personaggio, però se non mi dai un minimo di sfaccettature e mi fai vedere solo quanto è stronzo questo personaggio, cioè non, almeno secondo me non mi stai creando un personaggio così interessante perché io lo vedo in un'unica forma. Giusto per riassumere, giusto per riassumere. Si vede all'inizio della serie che è uno stronzo, ruba un uovo di drago. Tu dici wow, guerra. Nel secondo episodio arriva Rhaenyra, me lo dai l'uovo, certo, arrivederci. Tutto qui? Poi c'è la guerra nelle Stepstone. Devono combattere questo super mega malvagio guerriero che utilizza i granchi. Gli basta fare una strategia di merda, che ripeto che non aveva alcun senso, come ho detto nei video precedenti, vince la guerra, tutto qua, finito in 2 episodi, via. Ora, qua nell'ultimo episodio, sembra che vuole sfruttare Rhaenyra, che è ancora giovane, non capisce molto le situazioni, quindi avere più potere al trono, e invece non lo fa. E viene cacciato dal regno. Viene rimandato qui nella valle, uccide la... quella che era sua moglie per essere di nuovo libera. E quindi a conclusione di tutta sta faccenda, dopo 5 episodi, a cosa siamo arrivati? Cioè, ripeto, no, non ha fatto niente di che al momento, secondo me. E appunto non mi piace vedere come, se mi vai ad introdurre dei pezzi importanti di trama, come la guerra nelle Stepstone, il fatto che aveva rubato l'uovo del drago, il fatto che si è riunito con la moglie ma è durato 5 secondi. No, cioè, dagli più spazio al personaggio di fare qualcosa, altrimenti veramente sembra che devono arrivare da punto A a punto B e quindi per arrivare a quel punto vanno a fare un riassunto della storia o quantomeno la vanno a piegare in modo tale che il personaggio ci arriva nel minor tempo possibile, che è una di quelle cose che io veramente ho odiato a morte nelle 2 ultime stagioni di Game of Thrones. E questa serie se le porta dietro queste scelte, soprattutto nei time skip tra un evento e l'altro. Poi mi è piaciuta questa scena dove praticamente la parte non più importante, ma
forse la seconda importante all'interno dell'episodio, è che Re Viserys e Rhaenyra vanno essenzialmente da Lord Corlys Velaryon, che l'abbiamo visto di recente nella guerra nelle Stepstone, dove praticamente Re Viserys dice: senti, dobbiamo unire le nostre casate, così abbiamo più potere su Westeros, e quindi Rhaenyra vuole sposare tuo figlio, che è il tuo primo erede al trono. Ed è appunto una proposta sicuramente vantaggiosa per i Velaryon, perché certo hanno Rhaenys Targaryen, ovvero la vecchia erede al trono, ma lei non è più tanto legata al trono di Westeros, perché appunto il cugino è stato preferito a lei. Raggiungono un compromesso molto interessante, secondo me, ovvero che quando Rhaenyra andrà a partorire dei figli, quei figli nasceranno con il nome Velaryon. Però, quando poi uno di loro andrà a salire al trono, il nome di questo figlio o figlia che sia verrà cambiato in Targaryen. Questo perché appunto la dinastia deve andare avanti con i Targaryen, e questa forma di cambiare i nomi alle persone evidentemente è una cosa abbastanza comune, quindi lo si fa senza neanche troppi riguardi. Quindi ti basta avere un minimo di contatto con la casata dei Targaryen, insomma, puoi diventare erede al trono senza troppi intoppi, ecco. E poi mi è piaciuta anche la relazione tra i due, tra Lord Corlys e Rhaenys, perché a dispetto di tutte le altre coppie che vedremo anche in questo episodio, ma in generale nella serie, questa è quella più reale, cioè quella che funziona davvero all'interno della trama, perché non c'è conflitto tra loro due, o meglio, se c'è, c'è a fin di bene. Quindi è strano vedere una coppia buona all'interno della storia. Mi è piaciuta questa scena dove si vedono Rhaenyra e Lyanor parlare, che sarebbe Lyanor sarebbe l'erede al trono dei Valerion, soprattutto perché l'hanno ripresa da lontano, quindi ci sono alcune inquadrature molto molto belle nel loro dialogo. Ma a prescindere dalla parte estetica, la parte più interessante di tutto ciò è che Lord Lyanor è gay. Quindi il matrimonio che si andrà a creare tra loro due sarà un matrimonio di facciata. E questo ti permette di avere una libertà a livello narrativo per Rhaenyra che è senza precedenti. Perché appunto lei in questo modo non solo potrà cercare l'amore della propria vita a prescindere dal matrimonio, ma lei potrà avere tutta la libertà di agire quando sarà la regina di Westeros, e poi mi continua a mandare avanti l'idea che appunto questo personaggio, nonostante sia legato al trono di Westeros e tutto il resto, comunque è un personaggio libero all'interno della storia. Quindi, nonostante l'abbiamo visto che comunque deve seguire i dettami della casata dei Targaryen, delle tradizioni, del regno e tutto il resto, lei continua ad essere un personaggio libero, e questa libertà la vuole dare anche appunto al marito Lyanor, che è gay e penso che rimarrà gay all'interno della storia, anche se appunto qua ci tengo anche a precisare che era stato anche un pochino annunciato che questa prima stagione è molto più politica di quanto magari le persone si aspettavano. Questo perché la guerra tra i vari membri della casata dei Targaryen penso che arriverà nella seconda stagione o nelle prossime, non lo so. Quindi la parte più interessante, ovvero la danza dei draghi nei libri, deve ancora arrivare. Ancora stiamo costruendo i personaggi e tutte le caratterizzazioni che si portano dietro. Quindi appunto mi piace come stanno gestendo il personaggio di Rhaenyra, però vediamo, cioè, come detto, la parte più succosa di tutta questa storia è ancora probabilmente molto lontana. Quindi, insomma, detto questo, mi è piaciuta questa parte perché non vanno indietro. Cioè, ti stanno creando un personaggio su delle idee principali, no? E te lo stanno portando avanti così. Quindi, stanno facendo, cioè, come caratterizzazione di Rhaenyra, secondo me, stanno facendo più che bene. Poi andiamo avanti e qua arriviamo forse alla scena un pochino più
triste, ma neanche più di tanto. Anche perché cosa succede? Succede che Sir Criston, ovvero il cavaliere che deve proteggere Rhaenyra e che ha avuto un rapporto con lei, gli propone di fuggire. Ma lei non vuole, ovviamente, perché lei è legata alla casata dei Targaryen e vuole mantenere la promessa che ha fatto al padre, suo re, e quindi essere l'erede al trono. Che, insomma, all'inizio credevo, almeno queste erano le mie aspettative, che magari ci facevano vedere come lei era un pochino più in conflitto sul fatto che poteva lasciarsi tutto alle spalle, andare verso Essos con Sir Criston. Invece no, cioè fin dall'inizio si è visto che Rhaenyra non aveva alcun dubbio al riguardo. Cioè, lei voleva restare erede al trono, portarsi dietro tutta la marea di problemi che si porta un erede al trono, soprattutto se donna, e mantenere lo status quo con Sir Criston, cosa che a lui ovviamente non va bene, perché sa che non ha un futuro questa situazione. Cioè, può essere bella, divertente nel presente, ma nel futuro ci saranno sempre più problemi e sarà difficile da gestire. E infatti poi lo vediamo qui a parlare con Alicent, dove praticamente Alicent all'inizio secondo me non aveva per niente capito che poteva essere lui la persona con il quale Rhaenyra aveva perso la propria verginità, e quindi dice: ma tu sai qualcosa di quello che è successo in quella fatidica notte? E Sir Criston di punto in bianco gli rivela tutto. Che io non ho capito il perché. Cioè, allora, secondo me, se vogliamo leggere le gesta di questo personaggio, lo dobbiamo fare nel senso che una volta che lui si è reso conto che non aveva più un futuro con Rhaenyra, e che la sua posizione all'interno del regno era comunque compromessa, cioè lui la prima occasione che ha avuto per farsi ammazzare o cioè venir meno alla sua promessa a livello pubblico, lo fa. E quindi è questo il suo intento dopo quella scena che abbiamo visto prima. Quindi qui ha avuto la sua prima occasione, ha detto ad Alicent: guarda, sono stato io, punisci me, ammazzami velocemente senza torturarmi. Lei non prende una decisione in tutto ciò, forse anche perché, insomma, prendere una decisione che dovrebbe essere quella del re non le si addice, cioè non credo che lei possa farlo. Però appunto, cioè, rivedendola sotto questo punto di vista, ovvero che lui ha fatto di tutto per farsi ammazzare letteralmente all'interno di questo episodio, ha senso quello che vediamo dopo. Poi arriviamo a forse la parte più importante di questo episodio, perché arriviamo al matrimonio tra Rhaenyra e Larion Velaryon. Quindi, insomma, siamo al punto cruciale di questa fatidica scelta di Rhaenyra. E allora qua la prima cosa che vediamo è questo personaggio della casata dei Lannister, che, Dio mio, non si può proprio vedere, perché è super mega stronzo, riesce a fare battutine anche sulle donne quando sei letteralmente alla prima cena che andrà ad anticipare il matrimonio della prossima regina di Westeros. E quindi, nonostante questo, cioè nonostante lui ce l'ha davanti, riesce a fare battutine sulle donne. Quindi, ma i Lannister si confermano sempre dei personaggi decisamente negativi. E in tutto ciò si arriva dal nulla anche Daemon, perché ovviamente lui non può mancare a queste a questa occasione che insomma è decisamente importante per Rhaenyra. Però è chiaro che qual quadra non cosa, direbbe qualcuno, perché ovviamente chi ha visto la serie principale sa cosa sono le nozze rosse. Quando ti fanno vedere un matrimonio, o comunque un banchetto che va ad anticipare un matrimonio, e la storia comincia a rallentare, a soffermarsi molto su questo banchetto, allora qui gatta ci cova. Perché se mi hai mandato la trama avanti così velocemente e arrivi ad un punto dove
tecnicamente non sta succedendo niente di che, è strano che tu ti soffermi. Quindi non dico che era chiaro fin dall'inizio, ma quasi, perché appunto se conosci la serie di Game of Thrones, sai che qualcosa sta per accadere. Quel qualcosa che sta per accadere è il caos più totale, perché ok, non vengono uccisi tutti, ci tengo a precisarlo, però praticamente il ragazzo che è innamorato di Lyron viene a capire che Ser Criston è innamorato di Rhaenyra. I due cominciano a parlarsi, sembra che va tutto bene, insomma. Questo ragazzo dice a Ser Criston che devono proteggere i propri amori, così anche loro saranno al sicuro. Però da lì in poi viene fuori il casino più totale, perché in un momento nel quale Rhaenyra sfida Daemon ad ucciderla lì sul posto, quantomeno a minacciarla per prendere con la forza il trono di spade, Ser Criston comincia a uccidere malamente il ragazzo che era appunto innamorato di Lyra. E ripeto, è una scelta che non ho compreso così tanto all'inizio, perché non mi sembrava una cosa così intensa. Cioè, nel senso, se tu, come ho detto, lui era ancora tecnicamente tranquillo, cioè sapeva, cioè l'unica persona che sapeva, a meglio, le uniche persone che sapevano della relazione tra lui e Rhaenyra erano il marito, il fidanzato del marito e la regina. Tre persone, a parte i gossip che c'erano dietro. Quindi perché hai voluto così tanto metterti nei guai e uccidere un povero ragazzo che... quello non è che t'aveva detto chissà che cosa. Quindi è stato veramente molto strano. E insomma, da lì è nato tutto il caos. E poi lui è scappato via. E poi ci arriveremo al finale. Però, capito, mi è sembrato un tantino strano questa scelta di Ser Criston. Però, tutto sommato, la trama va avanti. E si decide che Rhaenyra e Lyron devono sposarsi la notte stessa, per evitare di far sapere a tutto il regno, evidentemente, quello che è successo. Quindi decidono di fare questo matrimonio in volata, direi, matrimonio fast. Che anche questa scena è molto particolare, assolutissimamente, perché si vede che piuttosto che baciare Rhaenyra, insomma... lui, che è stato scioccato dalla morte del suo vero amore, non la bacia nemmeno. Quindi scelta molto molto particolare, secondo me, perché ti trasmette benissimo quello che è appena successo, quelli che saranno i personaggi in futuro. E poi ultimo screen lo voglio dedicare a, come ho detto, a Ser Criston, perché ripeto, la sua scelta è stata strana. Molto strana, perché avevi 3 milioni di modi di farla finita, diciamola così, senza dover per forza causare il caos più totale. Quindi non lo so, e mi è sembrata molto forzata questa sua scelta, quando appunto lui poteva tranquillamente suicidarsi, cioè poteva farlo quando voleva, e né tantomeno creare tutto questo dramma. Però ovviamente la serie senza dramma non cambia, cioè non campa, e quindi ci hanno buttato fuori anche questo. Ora, lui voleva suicidarsi in questa ultima scena, però a quanto pare è stato fermato da Alicent, e quindi cioè, comunque lui dovrà rispondere dei suoi crimini. Sicuramente avrà la morte certa, come minimo, per quello che ha fatto. Quindi non lo so, cioè, ripeto, è stata una scelta molto strana, che secondo me non è propriamente in linea con il personaggio. Cioè, lui si rende conto fin dall'inizio che quello che ha fatto non era giusto, e quando ha cercato di renderlo giusto, ovvero abbandonare tutto, non ci è riuscito. Quindi, cioè, non lo so, è che è bastato quello per farlo diventare un personaggio negativo? Non lo so, vabbè.
Detto questo, gente, fatemi sapere a voi cosa ne pensate nei commenti. Io vi ricordo che streamo quasi tutte le sere su Twitch, trovate i link e gli orari in basso in descrizione nel video su YouTube e ci si rivede alla prossima settimana quando probabilmente, come ho detto, ci sarà il timeskip più importante di questa prima stagione con gli attori che da teenager diventeranno adulti.